600 monopattini, scusate, elettrici a noleggio invadono Pisa, prima tappa di un percorso di cambiamento della città che scommette sulla mobilità sostenibile. Ci dice di più Cristina Benedetti. Molto comodi, è qualcosa che qui a Pisa serviva. Mi piace, è comodo per andare a lavoro, quindi ci sta. Scorrazzano liberi su percorsi ciclopedonali e piste ciclabili, si destreggiano nel traffico, non inquinano. I monopattini elettrici sono una realtà internazionale che sta conquistando anche le città italiane. Dico, l'abbiamo appena preso, la prima impressione è carina, solo che corre un po' tanto. Qui siamo a Pisa, la prima città capoluogo della Toscana, dove è sbarcata una flotta di 600 monopattini elettrici a noleggio. Soluzione ideale per una città smart, più sostenibile, più bella. Una tappa verso il futuro è l'inizio di un percorso importante di una mobilità sostenibile e alternativa. Oggi si inizia con i monopattini, che sono la micromobilità. Domani sarà la tranvia che collegherà la nostra stazione all'ospedale di Cisanello. Ferree le regole, limite di velocità, casco obbligatorio per minorenni, niente cellulare alla guida, niente marciapiedi. Un sistema GPS preverrà furti e controllerà la velocità. Serve responsabilità perché il monopattino soprattutto è un mezzo, diciamo, fragile, è un mezzo meno ingombrante e quindi è più sottoposto ad eventuali rischi di incidenti. Quindi la responsabilità chiaramente deve essere doppia rispetto a chi guida altre categorie di veicoli. Intanto il numero elevato di mezzi sta rendendo sempre più evidente la necessità di un uso responsabile. Come le biciclette, ragazzi, sta a chi lo usa, cioè tutto là. A me sembra che non ci sia pericolo. Poi vabbè, se uno non rispetta le regole, giustamente, c'è il suo rischio e pericolo.